Così abbiamo deciso di prenderci una vacanza e siamo stati 3 settimane in Australia. Siamo andati a Melbourne, dove ho conosciuto la sua famiglia, un po' dei suoi amici, ed è stato quando effettivamente mi sono innamorato dell'Australia. Così dopo il ritorno dalle vacanze ho parlato con il mio capo e gli ho detto che non ce la facevamo più a vivere in Irlanda. È stato molto aperto e anzi mi ha offerto lui alcune alternative dicendomi: guarda Mirko, se ti piace lavorare per l'azienda e sei interessato, ci sono altre opportunità. Visto che tua moglie è australiana, puoi andare in Australia e stabilire il nostro ufficio australiano. Ecco una valigia da accompagnare là, e sono in tasca, why you venite a trovare, e non si tornate più qua, ma noi non t'amma scordata, e chiavo cotte e chiavo crura, l'importante è che stai buona tu stai. All'inizio del 2001-2002 in Italia la situazione lavorativa non era come me l'aspettavo. Ho iniziato a lavorare per un'azienda di videogiochi specializzato nel reparto estero e la maggior parte dei prodotti venivano dall'Inghilterra. Quando mi interfacciavo con l'estero ero molto stimolato, molto motivato. Quindi dopo 3 anni ho deciso di lasciare l'Italia e ho cominciato a cercare all'estero. E a fine del 2006 ho trovato una posizione di product manager in una società di videogiochi inglese con sede a Brighton. Ho lavorato per 3 anni e in questa azienda ho conosciuto la mia futura moglie, diciamo, che guarda caso è australiana. È stata un'esperienza lavorativa incredibile, probabilmente l'azienda dove ho imparato di più. Mi ha dato la possibilità successivamente di essere riconosciuto nel mercato dei videogiochi inglese come un professionista specializzato nella pubblicazione dei videogiochi. Così all'inizio del 2010 ho ricevuto una chiamata da Riot Games chiedendomi se fossi interessato a diventare il general manager di Riot Games per l'Europa. Io amavo il videogioco che Riot Games stava pubblicando in quel momento, quindi è stata una scelta quasi d'impulso immediata a dire di sì, il che implicava di trasferirmi dall'Inghilterra all'Irlanda. Ti dicono che nell'Irlanda o ci fall in love, o ti innamori, o la odi. E sfortunatamente mia e moglie eravamo più nella seconda categoria di persone. Da aprile 2013 sono qua in Australia e sono tra i pochi fortunati che è venuto qua con già un lavoro dalla sua azienda, e quindi a livello burocratico sono stato agevolato con il visto. La mia settimana tipo inizia lunedì mattina, prendo il mio skateboard, vado al lavoro, vengo vestito tranquillamente casual come vedi e non mi sento assolutamente fuori contesto. Faccio orari lunghi perché chiaramente c'è sempre tanto da fare nel mio settore, però quando poi arrivo a casa passo 3-4 ore con mio figlio prima che vada a letto. Durante la settimana ho la mia routine. Ci sono un po' di peculiarità dell'Australia che sono rimasto un pochino scioccato quando le ho vissute. Una è stata quando ho cominciato a cercare casa. Qui in Australia c'è così tanta richiesta per l'acquisto di case
che tutte le case vanno all'asta. Quindi è stato un po' scioccante per me, perché c'è una pressione intensa quando vai in questi tipi di eventi. Innanzitutto ci sono 3 o 4 weekend che ti permettono di andare a vedere una casa. Hai 20 minuti per entrare, guardare la proprietà, pensare se ti piace oppure no, se ti piacerebbe vivere oppure no. Alla fine di questi weekend c'è il battitore d'asta che viene fuori e dice: adesso inizierà l'asta per questa proprietà. E poi dice: vediamo chi fa la prima offerta. E in quel caso io ho tirato fuori le palle e ho fatto la prima offerta, che era già abbastanza alta. Successivamente il battitore d'asta ti dice: ok, chi vuole rilanciare può rilanciare solo per $10,000. Quindi ci sono state un po' di ribattute, e poi quando vede che l'asta comincia a diventare un po' più lenta, dice: ok, adesso vi do l'opportunità di ridurre la vostra offerta a $5,000. E poi la riduce ancora a $1,000, giusto per avere il massimo possibile della proprietà. Quindi a un certo punto, quando io ne avevo abbastanza di questi rilanci da $500 alla volta, a quel punto ho fatto un rilancio da $10,000 e la gente si deve essere spaventata, e alla fine ho comprato questa proprietà. Sono contentissimo, almeno ero contentissimo fino a ieri, quando andando a vedere la proprietà per vedere se tutto era a posto, per vedere se c'erano dei lavori da fare, e mi sono accorto di un ragno gigantesco. Che almeno per me era grandesco, era grosso così. Io ho paura dei ragni fin da quando ero piccolo, però è un'eccezione. Sono stato qua adesso quasi un anno che sono qui in Australia, e questo è il primo ragno che vedo, e sfortunatamente proprio nella casa che sto per comprare. Ecco una valigia accompagna il molla, e sono d'inta sacca, why you venite ma trovare, e non si tornate più qua, ma noi non t'amma scordata, e chiavo cotte chiavo. Vabbè, finire le mani. Sì.